E vengono realizzate le prime turbine idrauliche. Questo perché? Perché questo tipo di mulino qui, diventando di tipo anglo-americano, divenne mulino industriale. Ecco come si iniziò a macinare non solo i cereali che venivano prodotti dai terreni di Settimo e nei terreni limitrofi, ma cereali provenienti anche dalle zone del Danubio. Vi faccio molto breve, 1856, nuovo proprietario Roggeri incrementa nuovamente la produzione ed ecco che viene realizzato questo grande silos. Il silos che ha un'altezza di 18 metri fino al tetto e insieme al vero e proprio edificio di macinazione che invece è 20 metri, per diversi anni fu uno dei tre edifici più alti di Settimo Torinese, oltre alla torre medievale e al campanile della chiesa di San Pietro in Vincoli. Perché il Parco dell'Energia all'Ecomuseo? Perché il Parco dell'Energia è il luogo nel quale noi vogliamo narrare la storia e l'evoluzione di tutta una serie di macchinari tra i più innovativi dell'ingegneria idraulica degli ultimi 4 millenni. Dalla ruota a ritrecine, che era già presente nel V secolo a.C. in area Egea, fino ad arrivare alle turbine Francis. In quest'area qui, il locale turbine, ci sono due delle originarie turbine che facevano funzionare proprio il mulino. Noria circolare, ed è una delle prime norie che la presenza di questo tipo di noria già era presente nelle pianure dell'Egitto, quindi dove scorreva il Nilo o Mesopotamia con Tigre e Eufrate. Questo tipo di ruota serviva essenzialmente per il sollevamento dell'acqua dal basso verso l'alto. Che cosa è stato fatto qui? Dal Rio Fredano è stato creato un canale di adduzione, sollevando la paratoia che sarebbe quella piccola porticina lì. Che cosa succede? L'acqua viene incanalata in questo corso
per forza, attraverso la forza dell'acqua la ruota inizia a girare. Questa ruota è posta verticalmente e all'estremità ha questi contenitori. I contenitori adesso sono in plastica colorata per rendere il tutto più ludico e didattico. In realtà erano realizzati con materiali prima in terracotta e successivamente in metallo. Come funziona? Questa ruota inizia a girare grazie alla forza dell'acqua, i bicchieri si immergono nel flusso, arrivando all'estremità si svuotano e vanno a finire in questa canalina. La canalina poi, a seconda dell'esigenza, veniva spostata per irrigare i campi o per abbeverarsi. E questa ruota a cucchiaio è la più antica perché c'è un albero motore, il ritrecine vero e proprio, che è direttamente collegato alla macina, che poi sopra vedremo. Come funziona questo tipo di ruota qui? Necessita di un flusso d'acqua molto potente ed è una ruota alimentata, si dice, per di fianco. Vedete la tubatura? Che arriva, con una forte pressione la ruota inizia a girare e i cucchiai si riempiono d'acqua. Questo tipo di ruota è la ruota più originaria per un semplice motivo, perché ad ogni giro di ruota corrispondeva un giro di macina. Poi venne sostituito con la ruota vitruviana in pietra dura. Quella più bassa si chiama dormiente perché non si muove, quella superiore invece si chiama girante perché è appunto quella che ruota. Al loro interno ci sono delle scanalature e sfregandosi tra di loro producono la farina. Va benissimo così, grazie. Allora, l'insieme delle due macine si chiama palmento. Come funziona? Tirando questa manovella, voi dovete immaginare che in realtà c'era una paratoia come nell'altro caso. Il mugnaio sollevava la paratoia, l'acqua iniziava a fluire e favoriva la rotazione della ruota. In questo caso noi abbiamo sfruttato la forza dell'acqua, quindi la forza cinetica dell'acqua, per trasformarla in energia meccanica che farà girare la ruota, ma allo stesso tempo attraverso cinghie e pulegge si accenderà anche questa dinamo. Chi vuole tirare? Vai, forte forte. Vedrete che da qua c'è la pressione dell'acqua che fa girare la ruota, mentre qui verrà prodotta la farina. Vai, mantieniti. Le cassette, riempiendosi d'acqua, iniziano a girare. L'innovazione di questo tipo di ruota è stata essenzialmente una. Gli ingegneri vitruviani hanno diviso l'albero motore in due parti, uno verticale e uno orizzontale, così da creare un angolo retto. Sulla parte in orizzontale c'è la corona, sulla parte verticale invece c'è la lanterna. Sarebbero nient'altro che quei due ingranaggi di colore rosso. Questi permettono da un lato di mantenere la ruota in verticale, dall'altro di modificare il rapporto tra il giro della ruota e il giro della macina. In questo modo ad ogni giro di ruota corrispondevano più giri di macina. Ecco perché venne sostituito quel tipo di ruota a questo, per incrementare la produzione di farina. Questo tipo di macina qui era la macina originaria che veniva utilizzata all'interno del mulino tradizionale. Successivamente venne sostituita con una macina a cilindri, quel tipo di macina che oggi si utilizza nei mulini moderni, che è all'interno dei laminatoi. Questa venne sostituita perché, trattandosi di pietra dura, macinando la farina conteneva anche della sabbia e quindi si è scoperto che molti soffrivano anche di dolore ai denti. Ecco perché venne sostituita. Tira forte. Ora usano la macinazione a cilindri, che è tutta automatizzata ed è presente nei laminatori. Però la macinazione è sempre identica. C'è sempre queste pietre che si sfregano tra di loro. In quel caso non sono più pietre, ma sono realizzate con il metallo. Qui necessita di un motore esterno, quindi non è l'acqua stessa a favorire il giro della ruota vera e propria, ma camminandoci su, quindi attraverso la forza umana o animale, ma anche la forza del vento,
può essere fatta girare. Ora, se volete, qualcuno di voi si alimenta, che alimenta a sua volta. No. Sì, poi quando dobbiamo svuotare le... L'acqua arriva anche quella in una cisterna e viene sfruttata. Era il locale di presa. Come dice stesso la parola, si prendeva l'acqua dal Rio Fredano, l'acqua arrivava fin qui dove la paratoia per l'occorrenza veniva sollevata e l'acqua confluiva all'interno dell'altra stanza. La stanza nella quale sono presenti due delle turbine originarie del mulino. Queste sono turbine di tipo Francis che vennero installate intorno al 1876-78, nello stesso periodo in cui venne realizzato l'ex silo. Vennero installate dall'impresa Calzoli di Bologna. Come funzionano queste tipo di ruote idrauliche? Andarono a sostituire la classica ruota, prima di tutto perché tutto il meccanismo era meccanico e metallico, soprattutto perché le ruote prima invece erano in legno, e con questo tipo di ruota idraulica veniva incrementata la potenza dell'acqua. Come è composta? C'è una girante, magari al momento non la riuscite a vedere perché è coperta da un bordo che si chiama distributore, e ha tutte queste piccole valette che possono essere regolate. Lì c'era una sorta di timone, questo timone veniva girato all'occorrenza in maniera da gestire le palette. In questo modo, a seconda del flusso dell'acqua proveniente dal Rio Fredano, si poteva produrre tanta energia quanta necessaria per attivare le macine. Questo sistema poi era collegato a cinghie e filtro ad aria pressante. Serviva semplicemente per ripulire gli ambienti di macinazione dalla farina, perché la farina è altamente infiammabile. L'aria veniva pressata all'interno di questi tubi di cotone o di flanella, si riempivano le trame, si riempivano della farina e l'aria pulita usciva fuori. Poi con dei pettinini veniva raschiato vicino al loro interno in maniera tale che la farina non rimanesse impigliata all'interno di questi cannelli. Poi dalla parte bassa c'era una conca dove si prendeva la farina che doveva essere poi...